Ciao e ben ritrovati. Oggi nel nostro spuntino parleremo del colore verde. A me piace il verde, è il colore della natura. È vero, è il colore che troviamo nei prati, negli alberi e nelle foglie. È il colore del pianeta e dell'ecologia, un colore che troviamo anche nella stagione che siamo adesso, la primavera. Ma il colore verde, nella storia della pittura, nella storia dell'arte, è stato un colore sempre piuttosto difficile da ottenere e che si è portato dietro una storia un po' travagliata. Difficile, ma come? È un colore così facile da fare. Se non hai il verde, basta mischiare il blu e il giallo e ti viene fuori subito, come ho fatto io con tantissime sfumature, tipo il verde foglia, il verde acqua e il verde palude. È vero, soprattutto con gli acquerelli piuttosto che con le tempere, mescolando il giallo e il blu, un blu oltremare piuttosto che un blu primario, otteniamo una grande quantità di verdi, ma cambia anche quanto giallo e quanto blu mescoliamo per ottenerlo. Con le tempere, ma anche con una serie di inchiostri. Vedete qui quante sfumature possiamo ottenere proprio di verde. E bagnando un semplice fazzoletto di carta possiamo ottenere delle ranocchie, come hai fatto tu. Sì, infatti ho usato questi inchiostri qui e ho fatto una macchia. Quando la macchia si è allargata, ho fatto delle zampine e sono andata anche a creare un bruchetto. Ma si possono fare tantissime altre sfumature per fare ramarri, rane, ranocchi e rospi, ma anche cespugli, alberi e foglie. Tutte serve il colore verde. Dicevamo però che in passato non era così facile e così ovvio mescolare il giallo con il blu per ottenere il verde. Questo l'hanno fatto i pittori a partire dal 1700 e più in modo più ancora più forte dal 1800, quando sono nati i colori industriali. Per esempio, il verde smeraldo, un verde molto intenso che poteva essere mescolato facilmente con il blu oltremare piuttosto che nel blu cobalto. Ma prima non era così. Il verde è stato visto per lungo tempo come un colore capriccioso e ambiguo, simbolo di speranza, di rinascita e di giovinezza, ma anche di tutto quello che era destinato a cambiare, quello che non durava nel tempo. In natura, i verdi si possono ricavare sia dal mondo minerale che sia dal mondo vegetale. È vero? Sì, quello più duraturo, quello però più intenso, è dato dal mondo minerale, il pigmento verde che si ricava dalla malachite. La malachite è un minerale prezioso che si trova in natura in ricchi giacimenti nei Monti Urali, una catena montuosa che attraversa da nord a sud la Russia. Questa pietra di colore intenso e molto luminoso, triturata finemente, dà appunto il verde malachite. Un po' come lapislazzuli nel blu. È vero, vedo che hai buona memoria. Succedeva proprio così. Soltanto che non solo è difficile come procedimento, è lungo come per i lapislazzuli, ma ha un difetto questo verde: con l'andare del tempo è poco stabile. Poco stabile, che vuol dire? È che la brillantezza del colore e la sua intensità proprio così varia, vira, non dura nel tempo. Ma a contatto con la luce, con il variare della temperatura, con l'ossigeno presente nell'aria, tende a diventare molto più scuro, quasi nero. Ecco perché molti abiti delle nobildonne del passato o dei verdi che troviamo nella pittura del 1500, del 1600, soprattutto nella pittura a olio, sono diventati quasi neri e non si riconoscono più. Ma non ci sono dei verdi che durano di più nel tempo? Certo, ci sono quelli per esempio ricavati dal mondo vegetale, come il verde ricavato dal succo dell'iris piuttosto che dal succo del porro o il verde vescica. Il verde vescica. Sì, ti fa un po' ridere, vero questo nome? Sì, È tanto. vero, è un verde di tonalità meno intensa, molto più scura, ricavato dal pruno nero con l'aggiunta di gomma arabica, derivata anch'essa da un albero, dall'acacia, e fatto fermentare proprio per lungo tempo nella vescica di un animale, nella vescica del maiale. Ed ecco perché ha questo nome verde vescica. Intanto vedete che Emma ha realizzato con il Pluribull tutta una texture che farà da sfondo al suo paesaggio, dove alla fine penso sistemerà questo piccolo coccodrillo realizzato con il cartoncino bucherellato piuttosto che la sua ranocchia. Un po' come abbiamo fatto qui.
Questo lo vedete già finito, è la stessa texture con il pluriwool che fa da prospettiva cromatica e quindi fa un effetto di lontananza, e con il fazzoletto di carta pallottolato un alberello, una strisciolina di azzurro per fare un laghetto piuttosto che un fiumiciattolo e tanti cartoncini di colore verde, di sfumature verde per realizzare erbe, piante e foglie e cespugli. Hai dato tanti nomi, vero, ai tuoi verdi? Ne hai creati davvero tanti? Sì, tanti, come il verde rana, il verde oliva, il verde rospo e anche il verde lime. È vero, ci sono tantissimi verdi di intensità diversa a seconda della quantità di giallo e di blu che mescoliamo, dal verde bottiglia al verde pappagallo, dal verde palude al verde ramarro. Una ricca quantità e un ricco ventaglio di verdi. Allora bambini, divertitevi anche voi, come ha fatto Emma, a creare i vostri verdi e allo stesso modo divertitevi ancora di più e usate tanta fantasia per dare un ricco assortimento di nomi e di gradazioni ai vostri verdi. Siamo curiosi di conoscerli. Ciao! A presto! Ciao! Ciao!